Il XX secolo è stato un secolo apocalittico, caratterizzato tristemente dalla drammaticità degli eventi bellici. Eventi che hanno provocato milioni di morti. La Prima Guerra Mondiale vide 74 milioni di soldati mobilitati in tutti i continenti, dall'Australia al Medio Oriente, dal Giappone alla Thailandia. Fu dichiarata la prima guerra tecnologicamente letale, con circa 17 milioni di morti. Nonostante ciò, dopo appena 25 anni, il mondo ricadde negli stessi errori, questa volta con un numero di vittime superiore ai 50 milioni di unità. Oggi vi parleremo di essa, di eroi ignoti, di uomini veri con storie vere, come quelli che vi racconteremo fra poco insieme all'Istituto del Nastro Azzurro di Napoli. Sono il colonnello Pasquale Parente, presidente della Federazione di Napoli dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare e con l'aiuto del documentarista Corrado Di Martino, collaboratore di questo sodalizio, riportiamo l'angosciosa storia di due soldati napoletani, due bersaglieri del Terzo Reggimento che, come tanti altri, purtroppo nell'ultimo conflitto mondiale perirono nella sterminata steppa russa. Sarà il segretario del sodalizio Pietro Caputo a spiegarci come un evento del tutto imprevedibile ci abbia fatto conoscere questa storia dai risvolti numerosi. L'immane tragedia che sono stati costretti ad affrontare decine di migliaia di giovani italiani negli anni 40 del XX secolo piomba su di noi con un'impressionante attualità. Parleremo della vicenda emblematica di due giovani napoletani proiettati in un mondo ostile e tanto, tanto più grande di quel che avrebbero potuto immaginare. Parleremo di umiliazioni, sofferenze e sacrifici, un martirio vero e proprio subito dalla gioventù italiana durante la fredda stagione bellica del 42. Ma partiamo dall'inizio. Due persone eccezionali, Maria Giovanna Palmi, detta Gianna, e Antonio Respighi, dell'Associazione Nazionale Alpini di Abbiato Grasse di Milano, sono riusciti a dare un nome a centinaia di soldati periti e dimenticati in Russia durante gli eventi bellici del 42-43.
Sono proprio loro, nella trasmissione loro solare di TV 2000, a spiegarci come andò nel luglio 2009, quando per caso si trovarono a Michilivskyi. Grazie a questi signori, tantissimi soldati italiani caduti durante la campagna di Russia, capite la metafora, sono ritornati a casa. I numeri. Sono tra il 1942 e il 1943 e partirono 230.000 soldati. 100.000 forse fecero ritorno. E in che condizioni? E qui, che cosa succede nel luglio del 2009? Ci siamo aggregati a un gruppo di campionisti che andavano in Russia. Questo gruppo di campionisti andava nella zona del Don, dove, che hanno visto le battaglie, la ritirata degli alpini. E ci interessava, appunto, conoscere questi C'era luoghi. Un ovviamente un legame affettivo, legame, insomma, è chiaro, con questa certo. zona. Bene. Dovevamo andare, siccome dove c'erano i campi di prigionia sono stati messi dei cippi dal governo italiano, abbiamo sbagliato strada ed essendo l'ora ormai tarda ci siamo fermati in questa cittadina dove non dovevamo assolutamente fermarci, non Diciamo dovevamo che farlo eravate lì passare, per eravamo lì errore, per errore, mettiamola così. esatto. È passato un russo che ha visto questo gruppo di camper italiani. E si è fermato con l'intenzione di riuscire a vendere alcuni cimeli della Seconda Guerra Mondiale appartenuti agli italiani. Voi convincete come quest'uomo a non fare È svendita di semplice, queste sì, cose, ma... quando abbiamo capito che lui era lì per vendere questa roba, e ci ha fatto vedere un piastrino che io non avevo mai visto, e ho visto cosa c'era scritto sopra, ho detto: ma tu non puoi vendere questa roba. Queste qui sono delle reliquie ormai, per cui se le dai a me, tu me le dai e io le porto a casa. E Convincete quest'uomo a gli ho detto, consegnargliele. semplicemente gli ho detto, io sono un alpino, dai a me questi piastrini, non venderli. Allora il prezzo era di 30 euro circa cada uno. E lui è andato via a un certo punto, dopo che ha sentito la mia preghiera, è andato via e fortunatamente no, noi pensiamo di aver fallito. E invece è tornato dopo 10 minuti, ha portato due gavette piene di piastrini, li abbiamo contati ed erano 126 o 136. Ci ha portato questi due piastrini, io al momento gli ho dato due bottiglie di vino, perché potevo dargli di più, È non molto avevo. d'alpino questo, molto bello, ma è proprio cameratesco. Valevano più quelle due bottiglie di vino come grazie. Infatti, Certo. lui è stato molto contento. Allora abbiamo creato con lui un sodalizio per cui, e noi lo motiviamo ancora oggi, quando noi riportiamo a casa un piastrino, lo affidiamo al sindaco, il sindaco fa le ricerche portano i parenti concordano col sindaco la cerimonia, qual è il momento in cui consegnare questa reliquia. Voi dite alla vostra popolazione che un concittadino è tornato a casa, tra virgolette, è tornato a casa, e poi suggeriamo di far recitare da un allievo delle scuole, una lirica che è dentro in quel libro. Lettere di caduti sul fronte russo e testimonianze delle famiglie. Guardate l'errore di quel giorno, avendo cambiato strada, da parte di questi due sposi da 50 anni, che cosa ha prodotto. Io resto qui e a tutti gli alpini d'Italia va il nostro abbraccio. Ricordiamo una ritirata di Russia che è stata devastante Certo. per i nostri soldati. È stata una lunga scia di morte e di coraggio. E voi siete riusciti finora a ricostruire quante storie, quante famiglie avete riunito? 600 circa. Sì, circa 600 sono quelle che abbiamo riportato poi nel libro. Tra queste 600 storie c'è anche quella di Giuseppe Cerullo e Vincenzo Pirro, che grazie a Gianna e Antonio Respighi finalmente oggi tornano a casa. I nostri soldati, costretti a piegarsi dalla forza d'urto dell'esercito sovietico e dal martirio della ritirata, subirono umiliazioni anche dai propri alleati. Patirono la fame, il gelo e le condizioni disumane dei campi di lavoro. Furono traditi due volte, prima dal regime fascista che li aveva mandati al macello con delittuosa fatuità.
poi da chi, barricato dietro la propria indifferenza, non si spese per migliorare le condizioni di vita dei campi di lavoro. In questa giornata speciale è lecito porsi una domanda: perché? Perché a decine di migliaia di giovani fu rubato il futuro? C'era tanto bisogno di tutte queste vittime sul tavolo delle trattative? Solo se sapremo rispondere a questa domanda ci preserveremo dalla follia di alcuni uomini, una follia che purtroppo si ripete come gli avvenimenti del tempo che ci è toccato in sorte di vivere ci dimostrano. E aggiungo, solo se sapremo far crescere i nostri cuori un profondo desiderio di pace, potremo onorare come meritano Giuseppe Cerullo e Vincenzo Pirro.